Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland News. Quest'oggi parleremo di tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook dal 16 al 22 novembre e dal 23 al 29 novembre. Iniziamo subito perché parleremo anche di tantissime altre cose. Vai! Allora, veniamo al primo progetto di quest'oggi. La persona che lo ha realizzato è Monica Perazzi. Ho scelto questo progetto perché mi ha colpito molto, soprattutto il fine per il quale è stato realizzato, in quanto tratta di un tema molto importante come quello del tumore al seno. Monica Perazzi ha realizzato questa coperta perché ha deciso di aderire ad una campagna, ad un'iniziativa volta proprio alle donne che hanno il tumore al seno. Questo progetto si chiama Rosa Terapia, di se non altro di della città di Reggio Emilia. È un'iniziativa che invita insomma chiunque voglia di realizzare coperte con un formato 100x150 cm da donare alle donne con tumore al seno in cura presso il reparto di radioterapia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova. Sono tante davvero le persone che come Monica hanno deciso di aderire a questa iniziativa e se vi piace visitate il profilo Facebook proprio di se non altro. Veniamo alla coperta realizzata da Monica. I filati che lei ha utilizzato sono il Bravissimo e il Chuck. Per una coperta, come abbiamo detto prima, 100x150, ha utilizzato circa 650 grammi di filato, lavorati con uncinetto 4,5 ed ha adoperato la tecnica Granny con African Flower. Ringraziamo quindi senz'altro Monica Perazzi per il progetto e per la bellissima iniziativa che ci ha fatto conoscere e è davvero complimenti. Il secondo progetto di quest'oggi, che è la foto che ha ottenuto più mi piace nella settimana, dal 23 al 29 novembre ed è Monica Mascheroni. Allora, lei ha realizzato questa bellissima maglia, ha ottenuto davvero tanti mi piace, ha utilizzato il Chuck Lurex grigio chiaro e devo dire che ha fatto benissimo vista la quantità di mi piace che ha ottenuto e che appunto l'ha resa la vincitrice di questa settimana. Per una taglia come la sua, che è una 42, ha utilizzato circa 350 grammi di filato. È molto esperta, insomma, e la sua bravura la dimostra sicuramente anche nel progetto che ha pubblicato. È una persona che è davvero molto brava sicuramente, però non si lascia ispirare dall'istinto, preferisce seguire dei tutorial. Per quanto riguarda le indicazioni, non posso ricordarmele e quindi ve le leggo. Si comincia la lavorazione dal basso. Lei ha fatto il bordo elastico alto 10 cm e i polsini con lo stesso punto alti 15 cm, con una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Per tutto il resto del maglione, maglia alta in costa diagonale. Preciso, no? Ha utilizzato l'uncinetto numero 3 per le maniche per allargare la parte superiore del braccio senza fare aumenti. L'uncinetto 3,5. Che dire, bravissima Monica Mascheroni. Ma adesso passiamo all'assistenza. Quest'oggi vogliamo parlarvi di qualcosa un po' più internazionale. Sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya ci sono alcune creative provenienti anche da paesi al di fuori dell'Italia. Capiamo bene che insomma a volte non sia molto semplice seguire determinati tutorial e noi quest'oggi vi insegneremo come poterli seguire. È molto semplice, potrete applicare dei sottotitoli direttamente su YouTube. Come? Ve lo mostro subito. Eccoci, allora, per attivare i sottotitoli e quindi la traduzione di un video in lingua straniera è davvero molto semplice. Noi ovviamente abbiamo preso come esempio uno degli ultimi video della bravissima Kao che insomma ecco pubblica sempre i suoi tutorial nel quale utilizza i nostri prodotti. Allora, se volete anche voi quindi seguire i suoi tutorial e realizzare i suoi progetti, ma giustamente insomma non capite bene esattamente che cosa dice e volete soprattutto conoscere in lingua italiana i vari dettagli, è molto semplice. Attivate i sottotitoli, eccoli qui, vedete qui su questo pulsantino. Attivate i sottotitoli e quindi ovviamente i sottotitoli generati automaticamente saranno in francese. Per tradurli in italiano dovrete cliccare qui alla voce impostazioni, qui sottotitoli, traduzione automatica e poi selezionate la lingua che
volete leggere, e solitamente insomma immaginiamo che vogliate la lingua italiana, quindi cliccate su italiano e automaticamente vi appariranno i sottotitoli tradotti in italiano, in modo tale che quindi possiate capire esattamente cosa dice in questo caso appunto Cao. È abbastanza attendibile, ovviamente per lo più potrebbe essere una traduzione letterale, ma sicuramente insomma vi permetterà di capire molto bene ciò che sta dicendo e quindi realizzare un progetto che avete intenzione di realizzare ma di cui magari non conoscete benissimo la lingua. Davvero molto semplice, così che qualsiasi tutorial voi vogliate seguire, in questo modo potrete finalmente farlo. Il terzo progetto di quest'oggi è di Paola Palazzini, con lei che ha ottenuto più mi piace durante la settimana dal 23 al 29 novembre. Paola ha realizzato questo bellissimo maglioncino prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è il golfino Isabel. Le abbiamo chiesto di darci qualche informazione in più e lei è stata così carina da inviarci un video in cui ci ha parlato di sé, in cui si mostra in tutta la sua bellezza e oltretutto indossando anche il capo per il quale è stata eletta appunto come foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Vediamolo insieme. Ciao Valentina, un saluto a tutti. Grazie innanzitutto per avermi contattata, è un grande onore per me. Vi seguo su tutti i canali social, da Instagram, YouTube, Facebook, e quindi mi fa molto piacere. Mi chiamo Paola Palazzini, ho 45 anni e abito in un paesino della provincia di Siena, Torrita di Siena. Sono sposata da 20 anni con un uomo straordinario e ho un figlio di quasi 18 anni, fra pochi giorni ne compie 18. Lavoro full time in un supermercato come cassiera, gastronoma e commessa, e quindi sono molto, molto impegnata, specie in questo periodo in cui le ristrettezze ci impediscono di vivere con serenità. Dalla mascherina che si porta 10 ore al giorno a tutte le altre cose. Veniamo al punto dei filati, di questo amore che mi lega a loro da tutta la vita, da quando ero bambina piccolissima, in cui vedevo mia nonna, la mia nonnina che faceva le calze proprio con i quattro ferri. Poi crescendo mia madre mi ha insegnato a fare l'uncinetto. Diciamo che mi sono approcciata di più all'abbigliamento negli ultimi 8-6 anni, in cui ho sentito proprio l'esigenza, proprio a causa del lavoro pressante di tutte le ore in cui sono a contatto con il pubblico, di ritagliarmi un angolino per me. E quindi niente, è nata questa grande passione seguendo soprattutto i video di Maria Grazia Dottore e Cristiana Rossi, che ringrazio infinitamente per gli spunti che ci propongono costantemente. E niente, per me è una passione, diciamo che mi aiutano molto anche i miei familiari, perché lavorando full time riusciamo comunque sia a creare un angolo per ognuno di noi, sempre aiutandoci per stare insieme. Infatti la sera dopo cena, se non facessi l'uncinetto, mi addormenterei crollata, visto che la mattina la sveglia alle 5. E niente, veniamo a questo progetto, che vi ringrazio tanto perché è stato molto molto apprezzato da tutte voi, e visto i like sia nel mondo delle fate che in Meglio di Maglia che ho avuto, e vi ringrazio tanto. Ho preso spunto per questo progetto dal golfino Isabel di Maria Grazia Dottore. Lei ha fatto il giacchettino aperto, la giacchina aperta. A me piaceva di più l'idea insomma di un golfino, e quindi niente, ho montato 108 catenelle, ho utilizzato il filato Chuck unito Iris o Iris, non so, non vorrei sbagliare, e uncinetto 4,5, ho utilizzato 400 grammi, questo qui è un regalo che mi ha fatto una mia amica, vostra cliente tra l'altro, perché sa la mia grande passione per i filati, e mi ha regalato questo golfino, questo filato, e io ho deciso di eseguire, innamorata del punto che avevo seguito appunto nel video di Maria Grazia Dottore, ho montato queste 108 catenelle e
poi ho diviso i moduli 4-3-4-3 più i quattro angoli e ho chiuso a cerchio e sono andata scendendo e questo è il risultato. Ho deciso di mettere nelle maniche, al collo e in fondo questo motivo, questo filato che avevo in casa che mi sembrava che ci stesse bene e niente, questo è quanto. Vi ringrazio ancora, siete state carinissime, grazie mille Valentina, sei simpatica e gentile, ti seguo sempre molto volentieri come seguo tutte le rubriche di Meglio di Maglia. Ciao! Buone feste! Noi ringraziamo davvero Paola, le facciamo senz'altro i nostri complimenti e chissà che non la rivedremo magari anche in un prossimo tutorial. Ma veniamo ad alcune piccole novità. Di quali parliamo? Innanzitutto il Felix, un gomitolo composto da alpaca, da questo filato bottonato coriandolo, un tocco di lurex, viscosa, ma il meglio del meglio in 50 grammi di filato e 80 metri di creatività. Quest'alpaca che quindi vi darà questo effetto pelosetto grazie al lurex, ha un po' di lucentezza e grazie soprattutto al bottonato colorato, bellissimo e fantasioso del filato che potrete trovare all'interno, ma le creazioni che verranno fuori saranno sicuramente... Ma poi parliamo anche delle altre novità natalizie. Eccole qui. Confezioni realizzate in maniera del tutto casuale, quindi una vera e propria sorpresa con la magnifica penna, che può essere o l'albero di Natale, o il pupazzetto di neve a forma di renna, o la classica renna, o ancora Babbo Natale, accompagnate da una di queste fantastiche agende. Insomma, un po' di magia e ne abbiamo bisogno in questo periodo. Tanto, tanto, tanto. Anche quest'oggi quindi si conclude questa puntata di Tessiland Condivision. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 15. Ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Commentate ovviamente qui sotto se avete dei suggerimenti, se vi è piaciuto il video, insomma per qualsiasi tipologia di informazione. Cliccate ovviamente un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Tutti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato oggi li potrete vedere sempre qui sotto. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ringraziarvi e salutarvi. Ciao!